Questa è una nave della marina del colonnello Gheddafi, bombardata dai caccia francesi durante la guerra. I palombari della marina militare italiana in missione qui a Tripoli stanno recuperando i relitti per liberare i porti e far rinascere la marina della nuova Libia. Un anno dopo l'inizio dei bombardamenti della NATO, l'Italia torna a Tripoli con due navi militari. La missione della nostra marina rinsalda i rapporti fra i due paesi dopo la rivolta che ha fatto crollare il regime del colonnello Gheddafi. Rida El-Jashi, durante la rivolta, era un interprete dei giornalisti italiani con l'avallo del regime. Fra le macerie di Baba la Zizia, l'ex roccaforte di Gheddafi a Tripoli racconta come in realtà facesse la spia per i ribelli. L'informazione che passavo tramite Skype o mandavo email concordati con i ribelli, esattamente delle coordinazioni che volevano avere. Però ti hanno scoperto? Verso il 27 luglio mi hanno scoperto e hanno fatto un rapporto che sono stato nominato come spia. E queste sono le immagini dei bombardamenti del bunker di Gheddafi che Rida ci forniva. Nella nuova Libia non c'è solo il petrolio. A 40 minuti di macchina da Tripoli, le bombe della NATO hanno risparmiato lo stabilimento di elicotteri italo-libico messo in piedi dalla Gusta Westland. E adesso i libici vogliono tornare velocemente a lavorare, come spiega il giovane ingegnere Abdul Rahman. Prima c'è tanto il lavoro qui, ma adesso, dopo questa guerra nel 2011, tutto fermato. Ma non lo so perché devi cominciare, perché la guerra è fine. Abbiamo conosciuto Samira Saleh, che lavora per la banca Unicredit, in questa manifestazione di protesta in piazza Algeria, a Tripoli, repressa da Gheddafi, Arafik e Dimitra. Un anno dopo la ritroviamo nella stessa piazza. Adesso che non c'è più il regime di Gheddafi, cosa ti aspetti? Aspetto la sicurezza più adesso, più democracy. Pensi che le elezioni risolveranno i problemi? Spero di sì, sì. I controllori di volo italiani dell'ENAV sono sbarcati a Bengasi e Tripoli per aiutare i loro colleghi libici a riaprire lo spazio aereo. Con la guerra l'Italia ha perso oltre 30 milioni di euro di diritti per mancati sorvoli, perché gli aerei passeggeri dovevano aggirare la Libia. Questo è un altro tassello nella nostra cooperazione con il paese libico. È un grande programma che stiamo portando avanti già da subito e penso che già in un anno di tempo vedremo una Libia aeronautica sicuramente diversa, nuova. Nonostante le elezioni previste il 23 giugno, Tripoli e gran parte della Libia sono in mano alle milizie. Ai posti di blocco spariscono ancora oggi gli ex sostenitori di Gheddafi, anche se non sono ricercati. Bande che si spacciano per rivoluzionari liberano i prigionieri in cambio di un riscatto. I rapporti con l'Italia stanno riprendendo fra mille difficoltà. L'obiettivo è aiutare la Libia a rinascere e a non sprofondare nel baratro dell'anarchia.